La pandemia e le misure di contenimento del contagio hanno avuto forti ripercussioni sulle imprese e in generale sul sistema economico calabrese. E quanto emerge dall'analisi della Banca d'Italia, che nel suo rapporto sull'economia regionale ha evidenziato una diminuzione del fatturato molto diffusa per le aziende calabresi e allo stesso tempo una ulteriore riduzione dei livelli di investimento. I settori più colpiti dalla crisi per il Covid sono stati quelli dei trasporti, del commercio al dettaglio non alimentare, del comparto alberghiero e della ristorazione, su cui è inciso la caduta delle presenze turistiche. Rilevanti le ricadute sul mercato del lavoro che hanno annullato il modesto recupero dei livelli occupazionali registrato negli ultimi anni. Maggiormente colpiti i lavoratori autonomi e dipendenti a termine, mentre l'utilizzo degli ammortizzatori sociali e il blocco dei licenziamenti hanno salvaguardato i dipendenti a tempo indeterminato. Tra le categorie più svantaggiate, i giovani, le donne e le persone meno istruite. Bisogna ripartire dai punti di forza anche potenziali di questa regione, puntando quindi subito sulle grandi risorse che abbiamo, che sono il capitale umano, la ricchezza delle diversità, il patrimonio culturale. Questa terribile crisi non deve essere sprecata. Sorgi Calabria, se non ora, quando?